Eccellenza, buona domenica e buona oasi della domenica. Buongiorno anche a te, buongiorno. Allora, eccellenza, prima di entrare nel merito, nel commento del Vangelo di questa domenica, come facciamo ogni settimana, ecco, vorremmo un suo commento su quanto accaduto in un posto lontano da noi, ma vicino allo stesso tempo. Mi riferisco a quanto avvenuto nei giorni scorsi nello Sri Lanka. Ecco, e cosa succede, eccellenza? Perché questo odio verso la religione? La vicenda dice innanzitutto che nel cuore di ogni uomo può albergare l'odio e che il male nel mondo c'è e il male ha il volto e il nome di chi lo compie. Vale a dire, non esiste un male astratto, non esiste una cattiveria astratta. Esistono persone che compiono il male, persone che possono odiare, persone che possono mettere in atto azioni non belle. E questo evento ce lo deve ricordare, ma purtroppo non è l'unico evento. In tanti posti del mondo, ma anche nella nostra Italia, ci sono luoghi e persone che invece di seminare amore fanno invece propaganda all'odio o comunque propaganda a atteggiamenti, diciamo, escludenti e non includenti. Dall'altra parte c'è un chiaro riconoscimento della bellezza della fede cristiana. I cristiani vengono sempre di più presi di mira non per le loro cattiverie, no, proprio per la loro fede. Papa Francesco ci ribadisce spesso, quasi ogni giorno, che i martiri di oggi sono di gran lunga superiori a quelli del passato in quanto a numero. Cioè, oggi abbiamo più martiri dei tempi antichi, dei tempi della persecuzione di Nerone o di altri. E allora vuol dire che quell'atteggiamento ostile alla fede cristiana e quindi ai cristiani dei primi secoli è ancora oggi presente e in un certo qual modo ancora più presente. Però mi permetto di dire che c'è anche un martirio culturale, un martirio sociale. Nello Sri Lanka ammazzano i cristiani, però in Europa e anche in Italia la fede e la cultura cristiana spesso viene banalizzata, combattuta e mistificata. Ecco, è proprio la fede in quanto tale che interpella la libertà delle persone e non lascia tranquille le persone, per cui con grande disponibilità uno si innamora di Cristo e dei valori cristiani, ma questi valori e lo stesso Cristo possono innescare reazioni veramente incontrollate. Eccellenza, approfondiamo il Vangelo di quest'oggi e si racconta dell'apparizione di Gesù ai discepoli e vi è anche quell'episodio spesso utilizzato anche dal mondo laico legato a San Tommaso e al così all'essere ad esercitare un eccesso probabilmente di prudenza, no? Voler toccare con mano prima di credere. Ecco, che commento possiamo fare, eccellenza? Innanzitutto che la fede è un dono di Dio. È sempre Dio che prende l'iniziativa. È Lui che in un certo qual modo lascia il suo posto del cielo, viene sulla terra e interpella la nostra libertà. È Dio sempre
che prende l'iniziativa, che ama per primo, e Dio che viene incontro a me e viene incontro ad ogni uomo. Quindi la fede è un dono, però è un dono da accogliere. Quindi è una proposta alla libertà dell'uomo, il quale uomo liberamente, consapevolmente, volontariamente, responsabilmente può dire sì o no a Dio. A Dio che è andato incontro, a Dio che si è fatto vedere, a Dio che si è fatto toccare. Per cui la fede, se da una parte ha una dimensione soprannaturale in quanto dono di Dio, dall'altra parte è un atto totalmente umano che coinvolge la vita dell'uomo nella sua interezza, ma coinvolge la vita dell'uomo nella sua carnalità, cioè nel suo essere proprio di carne e ossa, nella sua fisicità. Ecco perché l'atteggiamento di Tommaso, lungi dal rimandare una certa diffidenza, è un atteggiamento totalmente umano. E anche la risposta di Tommaso è esemplare. Dopo che ha visto, e quindi dopo che il suo cuore ha potuto, come dire, ha potuto guardare, perché ha guardato con il cuore Tommaso, ha potuto guardare Cristo e quindi ha potuto permettere al suo cuore di sintonizzarsi con il cuore di Cristo, ha esclamato: mio Dio e mio Signore. Eccolo, ecco la formula della vita cristiana, ecco la formula della fede. La fede perciò è un atto totalmente umano di risposta a Dio che ama. Perciò la fede è semplice, non è complicata. È un atto umano semplice, è un abbandono esistenziale a Dio che viene incontro. Però la fede, proprio perché è un atto umano e semplice, non complicato, è un atto che richiede una grande sintonia con la verità di sé, con la verità della propria vita. Tommaso è veramente un uomo esemplare. Non è un bigotto, non è un devoto, non è nemmeno un razionalista, non è nemmeno uno che ha bisogno della materia per credere. Perché? Perché la fede è un'altra cosa, è un altro livello, è a livello del cuore, è a livello dell'intelligenza, è a livello cioè dei propri convincimenti personali. Però la fede di Tommaso è una fede concreta, c'è una fede possibile a tutti, possibile a me e possibile a te. Non richiede grande sforzo, richiede semplicemente uno sguardo limpido, uno sguardo puro, uno sguardo libero, limpido e libero, libero da pregiudizi. Se siamo di fronte alla proposta di Cristo risorto, allora il nostro cuore può dire sì. Può dire sì, ed è facile dire sì, basta non avere precomprensioni. Se poi la mia vita, il mio cuore e il mio sguardo non sono puri, ma stanno servendo altre ideologie, stanno servendo altre posizioni culturali, allora io troverò sempre una scusa o troverò sempre una ragione per cui rifiutare Gesù Cristo. Tommaso a me piace. A me piace perché posso anch'io trovarmi lì. Io vescovo, io sacerdote, cioè io che già credo, ho bisogno che ogni giorno, di rinnovare ogni giorno il mio sì al Signore, un sì stupefatto, un sì bello, un sì che rende, che deve rendere lieta la mia esistenza, un sì che non mi deve far mettere da parte neanche il mio limite, neanche il mio dubbio. Il dubbio non deve definire la vita, però se il dubbio è la strada per arrivare alla certezza della fede, che è una certezza ragionevole, allora rende umano anche questo gesto di adesione al Signore, un'adesione al Signore
che dice il Concilio è un abbandonarsi totalmente a Lui, è un atto con cui io mi abbandono totalmente, lietamente e liberamente al Signore che viene incontro a me. Eccellenza, all'inizio di questa chiacchierata abbiamo fatto un riferimento al terrorismo internazionale, a quanto accaduto nei giorni scorsi. Sempre in questi giorni in Italia, questa volta, continua questa polemica sul 25 aprile, no? Anche qui una divisione su una questione che invece, su un valore, ecco, che dovrebbe unire. Qual è il suo pensiero? Il mio pensiero è questo, che la realtà è sempre superiore alle nostre idee. E che la realtà qual è? La realtà è che ci sono state delle persone che hanno saputo guardare avanti, hanno saputo soprattutto lottare per non perdere la propria libertà e non far perdere all'Italia la libertà di esprimersi. E questo è il dato. Il dato è che tante persone hanno saputo lottare per la libertà, per permettere la democrazia, cioè per permettere alle persone di esprimersi per quelle che sono, per permettere alle persone di vivere lietamente e liberamente, diciamo, i desideri del proprio cuore. Queste persone però non sono classificabili, perché una certa cultura di sinistra cosa fa? Si attribuisce tutto il merito, per esempio negando oppure offuscando tutto quello che la Chiesa ha fatto, cioè non riconoscere il valore morale, culturale, intellettuale dei cristiani nella ricostruzione dell'Italia è veramente un peccato contro lo Spirito Santo. Eppure la sinistra oggi non lo riconosce. Una certa destra, una variamente dipinta, continua a farsi scudo di alcuni preconcetti moderni o preconcetti, diciamo così, ideologici, per negare l'evidenza. L'evidenza è che non è possibile oggi, come non era possibile nel passato, sostenere le dittature. Ecco il realismo. Il realismo semplice, bello, di chi non ha da servire nessuna ideologia, ma che vuole bene alla propria vita e alla vita delle persone, e riconosce che oggi, se siamo in democrazia e nella libertà, e speriamo di rimanerci, se siamo nella democrazia e nella libertà, è perché uomini e donne del passato hanno saputo lottare per conquistarsi questi spazi di libertà. Il principio su cui basare tutto questo è la dignità della persona umana, cioè è il riconoscere che la persona, in quanto persona, ha dei diritti fondamentali, inalienabili. Sono diritti che gli appartengono perché c'è, non perché qualcuno per puro dono, per pura grazia concede. No, ogni persona ha diritti innati, ha diritti inalienabili. Questi diritti devono continuare a regnare e a permettere alle persone di essere protagonisti della propria storia. Ecco, eccellenza, in conclusione, nei giorni scorsi in diocesi è stato presentato un libro di un sacerdote che per un certo periodo ha operato appunto nella diocesi di Tursi-Lago-Negro, attualmente è a Palermo. Il nome di questo sacerdote è Don Massimiliano Scalici. Nell'occasione della presentazione del suo libro Dio ti perdono è stato presente anche l'arcivescovo, un suo amico, l'arcivescovo di Acerenza, Monsignor Francesco Sirufo. L'incontro è stato accattivante, è stato molto bello, molto proficuo. Dalla platea sono venute anche delle domande interessanti, una in particolare la vorrei estrapolare per sottoporgliela. Qualcuno diceva: i preti sono importanti, i sacerdoti
sono un punto di riferimento, devono sforzarsi di scendere di più dal pulpito, devono sforzarsi di scendere di più dagli altari. Ecco, probabilmente questo concetto eccellenza lo trasmette costantemente ai suoi sacerdoti, è così? O non ce n'è bisogno perché i sacerdoti della diocesi fanno già questo? Mario, ogni sacerdote deve essere non come lo vogliamo noi, ma come lo vuole Dio. Come lo vuole Dio. Il sacerdote è l'uomo di Dio, ma come ogni cristiano è un uomo di Dio. Però il sacerdote lo è in un modo eminente perché ha ricevuto un sacramento in più, il sacramento dell'ordine. E quel sacramento ci costituisce sacerdoti di Dio, cioè partecipi del sacerdozio di Cristo in quanto capo, perché tutti i battezzati sono partecipi del sacerdozio di Cristo, ma in quanto membra del corpo. Invece il sacerdote ministro, quindi il sacerdozio ministeriale, ti rende partecipe del sacerdozio di Cristo in quanto guida, in quanto capo della comunità. Ecco, allora noi sacerdoti non dobbiamo inventarci ogni volta cosa fare, e non esiste il vescovo progressista o il vescovo retrogrado. No, non esiste una immagine più sociale del clero, del prete, o un'immagine più devota del prete. Deve esistere, a mio parere, semplicemente l'immagine del sacerdote secondo il cuore di Dio. Questo vale per il Papa, vale per il Vescovo, vale per i sacerdoti, vale per tutti. Altrimenti ognuno di noi si immagina e vuole il sacerdote che fa comodo a lui. Ogni comunità vuole il sacerdote che va proprio a sua immagine. Noi siamo i ministri del Signore, siamo chiamati a vivere del Signore, siamo chiamati a vivere per il Signore, siamo chiamati a vivere secondo il cuore del Signore. Ovviamente tutto questo incontra la nostra umanità, incontra il nostro carattere, incontra le nostre propensioni, i nostri carismi. Per cui c'è il sacerdote più aperto e più confidenziale e più capace di dialogo sociale, come però ci sono anche i fedeli laici che sono così, e c'è il sacerdote che è più chiuso per suo carattere, è meno portato a stare in piazza e altro. E non c'è una graduatoria, un sacerdote va bene, l'altro no. No, il mondo ha bisogno del sacerdote pio, del sacerdote contemplativo, del sacerdote aperto al sociale, del sacerdote che fa compagnia alla comunità. Se poi il Signore tutti questi doni li dà a una sola persona, o meglio, a ogni singola persona, beh, allora siamo nel paradiso. Però in attesa del paradiso celeste, godiamoci il paradiso qui sulla terra, che è la grazia di Dio. Eccellenza, benissimo così, io le auguro buona domenica, in coda incolleremo delle interviste realizzate proprio nell'occasione della presentazione del libro, e noi ci risentiremo domenica prossima. Grazie eccellenza, ancora buona domenica. Buona domenica anche a te. Don Massimiliano, un bellissimo incontro, molto partecipato, con tanti spunti, assai apprezzati dal pubblico. Non possiamo parlare di un vero e proprio pubblico, perché vi era un'empatia che si notava, perché tantissime persone lei le conosceva. Sì, certamente, è stata un'emozione immensa, è il primo evento, la prima presentazione in assoluto del libro, e sono contento che questo sia avvenuto a Lauria, che è la città che mi ha accolto quando ero seminarista, mi ha adottato la comunità e che mi ha generato a sacerdozio, perché io sono diventato prete qui nel 1997, come è stato ricordato, e grazie di questa opportunità anche all'associazione Magna Grecia. Ecco, Don Massimiliano, parliamo del libro, abbiamo registrato la serata, ecco, l'iniziativa, quindi ci sarà la possibilità di riascoltare tutto, però se volessimo sintetizzare questa sua fatica letteraria, cosa potremmo dire?
Ma potremmo dire che questo libro ne è valsa la pena pubblicarlo, sia perché tante persone attraverso questo libro possono anche essere consolate della fatica di credere. Credere è anche sofferenza, perché ci sono anche tanti perché nella vita che non capiamo e a cui vorremmo anche dare risposta, o meglio chiediamo a Dio di darci la risposta. Quindi in questo libro c'è tutto questo. E il coraggio di Loretta è notevole, perché non è facile raccontarsi e mettere a nudo un po' tutta questa sofferenza, anche questa protesta di Dio. Io sono stato lieto anche di accompagnarla in questo cammino, scoprendo anche io stesso quanto sia, ecco, bisognoso anche io di scoprire i disegni di Dio, che tante volte sono incomprensibili, e mi sono riscoperto non tanto una guida spirituale quanto un accompagnatore e un compagno ferito, perché anch'io mi sono coinvolto in questa sofferenza di Loretta. Ecco, ci scusi la domanda, per chiudere in qualche misura il cerchio, lei è stato sacerdote diocesano della diocesi di Tursi Lagonegro, perché poi la scelta siciliana, la via siciliana? Ma la scelta siciliana è stata un po' naturale, perché essendo originario di Palermo, avendo dei legami forti, ecco, con la Sicilia, ma anche i miei, la mia madre, insomma, era opportuno rientrare. Però il fatto che io oggi sia qui significa che la Basilicata, che è stata una terra di adozione, insomma, rimane sempre nel mio cuore. Io sempre con gioia ritorno qui, dove c'è parte di me, parte della mia storia. È stata la mia prima chiesa, come è stato ricordato, e adesso, anche se sono nel presbiterio di Palermo, mia città natale, la comunione tra le chiese rimane. Il mio essere qui è un segno di questa comunione. Ecco, si è parlato di coraggio, Don Massimiliano, del suo coraggio a innovare, a spezzare il pane, mi viene da dire, nella quotidianità, e questa cosa fu apprezzata a Nemoli e, abbiamo capito, è molto apprezzata anche a Palermo, visto che è una palermitana ad hoc questa sera l'ha seguita in Basilicata. Sì, il ministero del sacerdote è quello di spezzare il pane della parola e il pane dell'Eucaristia. Ma spezzare il pane significa renderlo mangiabile, farlo a pezzettini. E quindi il compito del sacerdote è quello di rendere la parola di Dio non solo appetibile, ma anche di tradurla in maniera tale che sia aderente alla vita e ci accompagni. E la parola chiave, che poi è stata ribadita anche questa sera, è aggiornamento. La parola di Dio ha bisogno di essere attualizzata per poter diventare veramente il nostro pane del cammino che ci sostiene e ci guida. Ecco, davvero un'ultima domanda, abbiamo detto tanti sono stati gli spunti, sempre una persona dal pubblico ha detto: i sacerdoti devono scendere un po' dai pulpiti, devono scendere dall'altare, devono insomma andare tra le persone. Lei lo ha fatto, lo sta facendo, quali sono le difficoltà nel fare ciò? O lei ritiene che anche le eventuali difficoltà vanno affrontate a... come dire, di petto, vanno comunque, il pericolo eventuale va anche superato. È chiaro che il ruolo del sacerdote, soprattutto anche il ruolo del parroco nella fattispecie, è un ruolo gravoso, e tante volte si entra anche, secondo me, nell'impegno, nella paura anche della responsabilità da portare avanti. Però non bisogna lasciarsi intimorire dalla difficoltà del ruolo, dal pensare di non essere all'altezza. Quello che la gente ci chiede è innanzitutto di essere più umani, più vicini a loro. Perché io dico sempre questo: è attraverso proprio la nostra umanità che passa la dimensione sacramentale di Cristo. Cristo si fa uomo presente grazie anche al nostro modo più umano di vivere la nostra missione sacerdotale. Grazie Don Massimiliano, e speriamo che il secondo libro
avrà come avvio, la, magari non l'Auria, ma comunque la Basilicata, ecco. Ma grazie a te Mario anche per avermi invitato, aver fatto anche di questo evento una scintilla di fede. Grazie. E noi speriamo in questo, perché diceva un famoso presentatore, non finisce qui. Infatti, grazie ancora. Sindaco, com'è andato questo incontro? Un incontro molto molto partecipato. Sì, un incontro devo dire molto appagante dal punto di vista sia laico sia dal punto di vista di chi crede come me. È un modo di rendere umano l'esperienza di Dio come quella che è stata di suo figlio, di Gesù Cristo, e di mettere in discussione i limiti della coscienza umana e di esaltare i pregi dei sacerdoti. Io sono venuto all'asciutto, mi avete sorpreso con questo invito. Devo dire che ce ne vorrebbero di più per rendere umana la figura del sacerdote, ma anche le figure delle varie istituzioni che spesso si alienano dal popolo. Penso che sia stato molto importante la divulgazione, e poi altri incontri del genere potrebbero portare ad, diciamo, ad avere sempre più una maggiore consapevolezza di quello che è la fede, di quello che è il modo di credere, anche da parte diciamo, di chi non crede. Io penso che in tal senso sta facendo molto Papa Francesco, se pensiamo che molti si sono avvicinati alla Chiesa anche di non credenti, e penso che coglie nel segno di metterci in discussione e di insinuare in noi una cultura del credo, una cultura del sacerdote, una cultura del protagonismo, una cultura della considerazione degli ultimi, degli sfortunati, diversa. Penso che incontri del genere siano sempre positivi per una comunità e in generale per tutte le comunità. Grazie Sindaco, grazie. Sindaco Carlo Magno, allora partiamo dalla conoscenza, ma dalla profonda amicizia tra te e Don Massimiliano. Sì, sì, beh, io sono stato sindaco quando Don Massimiliano era parroco lì a Nemoli, quindi ho avuto modo di, come dire, apprezzare molto il suo operato, sempre presente nella comunità, molto presente tra i giovani, con i giovani. Una vera guida spirituale per i giovani, quindi veramente ha portato un vento di novità, di innovazione anche nella nostra piccola comunità. Quindi è stato un momento felice, anni felici, quindi ho apprezzato molto. Sindaco, c'è un elemento del carattere di Don Massimiliano che rispecchia in parte o comunque o completamente una parte del tuo carattere? Oddio, non lo so, certo che sono ruoli diversi ma entrambi importantissimi. Si è parlato di coraggio, Antonella Cantisani ha parlato di coraggio. Come al solito tu riesci sempre a cogliere, sì sicuramente mi ci intravedo, io se ho una qualità forse quella è il coraggio, il grande coraggio, questo ho dimostrato, questo ho testimoniato nella mia esperienza politica. Saranno 30 giorni complicati, vero Sindaco, da qui fino al 26 maggio? Molto, molto, anche se mi sforzerò per non cadere in provocazioni di qualsiasi natura. Io dirò le cose che ho fatto, che veramente sono tante, le cose che ancora vorrei fare in questi 5 anni, che veramente le farò con tutto il cuore, con grande passione. Cercherò di non entrare in polemiche sterili e inutili che possono solo danneggiare la nostra comunità. Grazie a te di cuore. Grazie Sindaco. Grazie. Allora, Monsignor Siruffo vicino al Cardinale Brancati, non è casuale questo accostamento? No, per rispetto a un superiore, quindi mi metto vicino al busto del Cardinale Brancati. Eccellenza, l'incontro con Don Massimiliano ha spiegato che la sua, diciamo, non la conclusione, ma un momento importante della sua vocazione è stata vissuta a Lauria, poi a Nemoli e poi adesso in Sicilia a Palermo. Sì, io ero ritornato a Lauria come parroco e poi la diocesi, nella persona di Monsignor Talucci, mi affidò questo giovane per la continuazione degli studi, della formazione e per arrivare poi alla meta dell'ordinazione sacerdotale.
furono anni impegnativi, perché io ritornavo come parroco e lui si è inserito nell'ambiente. Abbiamo fatto molte attività, vita comunitaria, preghiera, esperienze, ma quel che ricordo con maggiore così gioia fu l'aiuto per quanto riguarda i gruppi giovanili. Riprendemmo la pastorale giovanile, gruppi numerosi sia al centro urbano della Uria Superiore, e abbiamo fondato anche gruppi giovanili dell'Azione Cattolica, ma anche con una dimensione più estesa, anche nelle contrade, numerosissimi, il gruppo di Cogliandrino. Anche sotto la neve abbiamo fatto gli incontri con in altre contrade, e ricordo con piacere che avevamo in quell'epoca ben più di 100 giovani delle scuole superiori, oppure anche lavoratori, e qualcuno delle medie. Un'esperienza buona. Eccellenza, qual è l'elemento caratteriale che le piace di più di Don Massimiliano, o che apprezza di più? Ma questo aspetto, diciamo, della riflessione, la pacatezza, la riflessione anche nelle relazioni con gli altri, una dimestichezza fraterna, un approccio fraterno di rispetto, e poi anche la riflessione dell'esperienza con gli altri. Uno viene portato all'interno anche della sua missione sacerdotale, ormai, ecco, dobbiamo vederlo in questo approccio verso gli altri, non solo l'approccio umano ma anche l'approccio sacerdotale, che si vede bene anche in questo suo testo pubblicato. Per concludere, eccellenza, quali sono le sue sensazioni quando ritorna in questi luoghi, che insomma, dove sicuramente lei ritorna con una certa costanza, però ovviamente la sua missione ora è ad Acerenza? Famiglia, ritornare in famiglia, vedere volti, ecco, ci siamo voluti bene con tante persone, tanti sacrifici, tanto cammino, quindi un ritorno sempre in famiglia. E poi il mio pensiero, è inutile nasconderlo, va sempre al mio caro fratello, mio caro, ecco, anche guida, ispiratore, protettore, il beato Domenico Lentini. Poteva mancare Palermo a questo appuntamento? Certamente no. Padre Massimiliano è stato con noi per tanti anni, come ha detto un vostro caro concittadino, ha rivoluzionato il modo di vedere non solo il sacerdote ma soprattutto la Chiesa. È stato veramente, ha cambiato le vite di molti, anche a Palermo, non solo qui, ha rivoluzionato un po' tutti, e quindi non potevamo non mancare noi e stringerci a questo suo progetto, che cercheremo di diffondere il più possibile, perché è un altro messaggio che la Chiesa di oggi deve dare a tutti. Grazie. Ecco, no, mi scusi, lei diceva, ha fatto un intervento, parlava di sacerdoti che un po' devono scendere dagli altari, ecco, devono scendere dal pulpito, e ce n'è bisogno, vero? Assolutamente sì. Oggi la figura del sacerdote deve essere vicina a quella del fedele, come ha detto Don Massimiliano a Loretta, e lo dice, credetemi, a ciascuno di noi: io lotto con te e lotto per te anche contro Dio, come ha fatto appunto Giacobbe contro l'angelo del Signore, che poi non era altro che il Signore. Ed è questo altalenare, questa vicinanza del sacerdote a noi fedeli, a noi semplici fedeli, che ci dà anche la forza di credere ancora oggi nel 2000 nel Signore, in Dio, nella Chiesa soprattutto, perché oggi ci sono molte defezioni proprio a partire dalla Chiesa. Dio sì, Chiesa no, non è possibile più oggi, abbiamo bisogno di queste figure. Ecco, concludiamo, avete fatto il viaggio da Palermo, avete risalito, no? Lo stivale, e come vi sembrano questi posti? Sono posti meravigliosi, dove veramente Dio parla all'uomo attraverso la natura soprattutto, la gente calorosa, perché siamo comunque, come dicevo, del sud e lo abbiamo dentro, ma soprattutto, diciamo,
questo immergersi nella natura per noi è stato come riscoprire Dio una seconda volta attraverso un altro linguaggio, quello del silenzio, che oggi, anche oggi, diciamo, viene coperto molto, il silenzio in liturgia, il silenzio che certe volte noi stessi cerchiamo appunto di nascondere, quasi ci dia fastidio, e invece è proprio nel silenzio che Dio ci parla e dobbiamo riscoprirlo, ecco. Ecco, mi scusi, davvero un'ultimissima domanda, in sottofondo c'è una melodia che è legata alla Sicilia, ci ha pensato quando l'ascoltava? Sì, assolutamente sì, Nuovo Cinema Paradiso e il maestro Ennio Morricone, ovviamente. Mi sono sentita, ecco, ancora una volta a casa, ancora qui devo ringraziare sempre Lauria in questo caso di ridarmi un pezzo della mia Sicilia. Noi siciliani siamo sempre un po' nostalgici quando ce ne andiamo, anche se per poco, è veramente in tutti i sensi, qui mi sono risentita a casa, grazie sempre. Grazie a Tornatore. Grazie a tutti voi, grazie. Michele Mazzeo tra i protagonisti logistici di questa iniziativa, però poi ha conquistato anche l'attenzione sul palco offrendo anche degli spunti. Sono veramente contento per la manifestazione che abbiamo tenuto, perché rende merito a chi si impegna talmente continuativamente nel sociale, e questo era un contenuto veramente di altissimo valore, veramente che impegnava molto anche la coscienza per poterne parlare dal punto di vista all'interno del libro. Ma poiché l'ho fatto già il mio intervento in questo stile, mi ripresento allo stesso modo. Ogni tanto bisogna dare un po' di visibilità anche a coloro che, per far vivere agli altri momenti di questo alto valore, si prodigano, si spendono, danno, ecco, le gambe famose alle grandi idee. Grazie Michele. Ciao. Antonella, com'è andata? Allora, secondo me è andata molto bene. Ho visto che le persone hanno partecipato, sia quelli di Nemoli che quelli di Lauria. La sala era piena e soprattutto la spiegazione di Don Massimiliano mi è sembrata molto commovente. E Bianca, la persona che mediava il tutto, è stata tra l'altro molto naturale. Poi abbiamo avuto anche l'intervento di Monsignor Sirufo e anche le persone penso abbiano risposto positivamente intervenendo subito dopo. E non dobbiamo dimenticare che prima ancora erano intervenute le autorità, che hanno salutato Don Massimiliano e hanno fatto a lui un omaggio. Ecco, rimani qui, Antonella, sì, cercavo in qualche misura di far dire qualcosa a Bianca, così sappiamo che è un po' restia, però abbiamo il microfono aperto e quindi Bianca sicuramente ci darà, visto che ha moderato l'iniziativa, quindi dal suo osservatorio ci può dire com'è andata. Io credo che sia andata bene e in effetti c'è stato un pubblico molto attento e partecipe, e poi tra l'altro le risposte di Don Massimiliano, l'intervento del Vescovo non hanno fatto altro che arricchirci spiritualmente, e quindi è andata benissimo. Tra l'altro tante persone, e quando ci sono le persone funziona tutto meglio, vero? Sì, è vero, infatti è stato reso prezioso proprio perché c'erano le persone. Grazie, grazie Gerarda. Ecco, allora continuiamo con Antonella, perché abbiamo fatto solo una domanda. Antonella, tu ad un certo punto sei salita sul palco e hai insomma evidenziato un po' le tue emozioni di questa serata. Ecco, il tuo rapporto con Don Massimiliano, si è detto un sacerdote coraggioso che ha cercato anche un po' di fare dei cambiamenti nella comunità di Nemoli, e diceva Antonello Lombardi alcune cose sono state capite meglio, altre meno bene. Anche per te la stessa, dai lo stesso giudizio, ecco? Beh sì, lui è vero, è stato sempre molto coraggioso e soprattutto ha il dono di spiegare la parola di Dio in maniera molto pratica. Ovviamente questa cosa ha spaventato qualcuno, mentre altri hanno apprezzato proprio questo. Chi vuole crescere spiritualmente, io penso che abbia bisogno di sacerdoti come Don Massimiliano, che sono molto pratici, e la fede ha bisogno di praticità.